Urlare basta alla violenza sulle donne. E il grido lanciato dal palazzetto dello sport di Cercola da attori, medici, avvocati, istituzioni sportivi e volontari del Campus Salute nell'ambito del triangolare di calcio in campo contro la violenza, iniziativa nell'ambito delle manifestazioni in vista del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'incontro di calcio ha visto sul parquet di Cercola la squadra degli avvocati contro quella del Campus e una rappresentativa del Napoli calcio femminile. L'incontro è stato promosso da Sportform. A parlarci della kermesse l'organizzatore Tommaso Mandato e il presidente del Campus Salute Pasquale Riccio. Stasera siamo qui per questo triangolare di calcio a 5, dove chiaramente l'ultima cosa è proprio la vittoria, lo sport e il calcio. La cosa più importante è che ci sia tanta gente e che arrivi quanto più possibile il messaggio contro qualsiasi violenza nei confronti delle donne. La prevenzione non è solo quello che riguarda ovviamente l'aspetto medico, quello della salute di ciascuno di noi, ma è anche un messaggio culturale e questa sera, voglio dire, rientra pienamente in uno di questi obiettivi. La manifestazione è stata organizzata anche a favore dei bambini che vivono in contesti di violenza. Il ricavato della kermesse sarà devoluto alla Fondazione Forme e alla costituzione di una borsa di studio per la salute e la crescita dei bambini. Così l'avvocato Valentina De Giovanni. Molto spesso le donne giungono alla decisione finale di sporgere denuncia querela proprio per difendere i loro bambini dal gravissimo danno che scaturisce dalla violenza assistita. Ecco perché noi abbiamo pensato quest'anno di puntare la nostra attenzione proprio sul tema della violenza assistita, collegandoci anche al discorso della cattedra UNESCO e della salute anche dei nostri bambini. Molti bambini oggi poi vivono anche la violenza Novax dei genitori, come spiega la professoressa Anna Maria Colao. Il vaccino ha salvato l'umanità da moltissimi virus. Il vaiolo oggi è scomparso per la vaccinazione. La poliomielite è quasi scomparsa in tutto il mondo grazie alla vaccinazione. Pensare che il vaccino non ci possa aiutare a combattere questa pandemia è antiscientifico.